Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buon martedì. Allora, che giornata faticosa. Bene ragazzi, passata la scorpacciata di gol della nazionale, è passata finalmente questa ultima sosta per l'anno 2019, e adesso la nazionale tornerà a marzo con amichevoli un po' probanti, perché affronteremo presumibilmente Inghilterra o Francia o Germania, quindi là saranno dei bei test in vista degli europei. E quindi oggi torniamo a parlare di Milan, però non della stretta attualità, della quale parleremo nei prossimi giorni dettagliatamente in vista della sfida di sabato con il Napoli, bensì parleremo di un fatto storico che è avvenuto, per il quale mi è stato chiesto un parere. Come la vedo io, cosa penso io di tutta la vicenda relativa alla cessione del Milan a Yonggong Lee. Allora, non entrerò in dettagli tecnici perché non è questa la sede, e soprattutto rischierei veramente di dire delle cose imprecise, e quindi mi limiterò a mio parere su quella che è stata la vicenda. Innanzitutto bisogna dire che all'epoca fummo tutti entusiasti di questa cosa, io per primo, perché venivamo da anni veramente di pessimi risultati, di magra, di mercati fatti di parametri zero, e quindi questa ci sembrava la nuova frontiera per il Milan e una concreta possibilità di rinascita. Primo derby dei cinesi, ve lo ricordate, quello prima di Pasqua, il sabato prima di Pasqua. 2-2, gol di Zapata all'ultimo minuto, Milan che va in Europa League, campagna acquisti in Mirabelli, 250 milioni spesi, poi dopo abbiamo visto che non sono stati spesi proprio benissimo, ma vabbè, all'epoca non potevamo sapere. Arriva Bonucci a luglio, grande entusiasmo, cominciano però a uscire indiscrezioni, domande soprattutto rivolte a questo fantomatico Yonggong Lee, perché dal nulla spunta questo fantomatico imprenditore cinese che lavora nel campo delle miniere di fosforo, e già questo avrebbe dovuto insomma farci sospettire, e compra il Milan, lo fa con un investimento importante, lo fa sempre con l'appoggio di Elliott, che garantisce il prestito. Quindi ricordatevelo, Elliott è sempre stato dentro a questa vicenda fin dal primo momento, figura questa che all'inizio venne un po' sottovalutata secondo me, cioè anche loro probabilmente hanno fatto di tutto per rimanere marginali alla vicenda, ma in realtà loro erano il fondamento di tutta questa compravendita. In quell'estate sui giornali cominciano a uscire delle inchieste, la Gabanelli fa l'inchiesta, il Corriere della Sera fa l'inchiesta, la Gazzetta dello Sport si domanda da dove arrivino i soldi, il Tribunale di Milano dopo qualche mese apre un'inchiesta per capire da dove arrivi questo flusso di denaro così importante da questo personaggio sconosciuto. Però nel frattempo comincia il campionato, tutte le disavventure sportive eccetera eccetera, quindi diciamo che il Milan è sempre sui giornali per un motivo o per l'altro. Fassone comincia a trattare con l'UEFA per il famoso voluntary agreement, che naturalmente poi non otterrà, i bilanci si disastrano sempre di più, e arriviamo poi a due stati fa, quando Elliott subentra come proprietario perché Yonggong Lee non riesce a far fronte al pagamento di una delle ultime rate diciamo del prestito, e quindi non riuscendo ad onorarlo perde il controllo del Milan. Ora, questo è il riassunto della vicenda fatto in maniera molto veloce, però i contorni di questa vicenda sono assolutamente oscuri. Innanzitutto questa è stata un'esperienza importante per noi tifosi, perché ci ha fatto capire che bisogna stare molto attenti quando succedono queste cose, perché un conto è se c'è una vendita a un proprietario oppure a una società riconducibile a qualcuno, un conto è, e quindi c'è un presidente, una figura eccetera, un conto è se arriva questo spuntato dal nulla che porta una valanga di soldi dei quali non si sa, non si conosce la provenienza, perché Cayman di qua, Isole Vergini, tutto un circo, nessuno sa da dove arrivi lui, nessuno sa da dove arrivino i soldi, e compra il Milan. Ora, questo fatto qui, il fatto che nel consiglio di amministrazione
di quel Milan e anche di quello attuale post Elliott ci fossero e ci siano delle figure molto vicine all'ambiente della vecchia proprietà. Ha fatto naturalmente sospettare a molti e anche a me che, diciamo, il legame con appunto la vecchia gestione in realtà non si sia mai interrotto, quindi in un certo senso che la vecchia proprietà possa avere ancora voce in capitolo attraverso dei rappresentanti per le vicende di questo Milan. Tutto questo, sommato ai risultati sportivi che non sono arrivati in questi anni, naturalmente ha fatto scatenare l'ira dei tifosi, in primis il sottoscritto, il quale continua la sua battaglia affinché Elliott venda quanto prima un proprietario serio, credibile, che ci metta la faccia e che ci metta soprattutto le intenzioni di portare il Milan in alto. Soprattutto le intenzioni, perché dopo naturalmente voi potete dirmi, beh però Liverpool, beh però il Manchester United sono di proprietà di fondi, no? Se non sbaglio, di società comunque che non sono riconducibili a un presidente come Berlusconi. Però naturalmente lì il discorso è diverso, perché parliamo di squadre che militano in campionati dove gli introiti sono differenti, eccetera eccetera. Lì diciamo che si può parlare più della parte sportiva che della parte dirigenziale, per quanto ci siano contestazioni anche lì nei confronti delle proprietà, non è che le facciamo solo noi. Però noi siamo in una situazione veramente paradossale, cioè abbiamo un proprietario al quale non interessa nulla del Milan, dei dirigenti semi improvvisati e una parte sportiva che va malissimo. Ecco perché noi siamo contro Elliott. Tornando a Yongong Lee, però faccio un riepilogo veloce anche del mio parere. È questo: ci sono talmente tante cose che non tornano in tutta questa vicenda che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Quindi non voglio dire niente, perché naturalmente non posso espormi pubblicamente, perché andrei a fare semplicemente delle ipotesi, e quindi non avendo fatti e non avendo nessuna prova in mano posso solo dire la mia opinione, ripeto, qualcosa che apparentemente è misterioso e vagamente losco sembra esserci. Quindi la prossima volta che arriva qualcuno che non si conosce, questo misterioso personaggio spuntato dal nulla e acquista qualche società importante, speriamo naturalmente mai più il Milan, speriamo che non ci succedano più queste cose, avendo già pagato dazio una volta, bisogna stare molto attenti, bisogna porsi le giuste domande, perché ripeto, all'epoca fummo tutti entusiasti di liberarci di Galliani, che era diventato il male assoluto, di Berlusconi che non voleva più investire, eccetera eccetera. Poi siamo finiti dalla padella alla brace, perché la proprietà attuale, ripeto, non ha nessun interesse a investire nella parte sportiva, gli interessa solo risanare il più possibile i conti e poi venderci. E speriamo che ci venda qualcuno di serio, cioè speriamo che anche lei non ci rifili in mano a qualcuno che non può sostenere pienamente questo tipo di investimento, perché ad esempio, non lo so, ma un Rocco Commisso avrebbe potuto gestire una squadra come il Milan dal punto di vista economico? Cioè ragazzi, il Milan è una società che macina, che mangia milioni di euro, non so, mi pare una volta ho letto 1 milione di euro e passa al mese solo di gestione ordinaria, cosa c'è? Adesso non mi ricordo, comunque una valanga di soldi. Qui ci vuole veramente qualcuno che abbia un patrimonio importante e la volontà di fare bene per questa squadra. Questo Yongong Lee ci aveva dato l'illusione di essere usciti da un periodo di vacche magre, e invece poi alla fine ci siamo resi conto che, nonostante siano stati spesi un sacco di soldi, sono stati spesi male fondamentalmente, anche lì con una gestione improvvisata dal punto di vista della scelta dei dirigenti, perché anche Mirabelli, voglio dire, non aveva mai fatto il direttore sportivo, si è trovato in questo ruolo, non l'ha più fatto neanche dopo, anche se adesso continua ad andare in giro a parlare e a vantarsi dei suoi acquisti, non ultimo su che sì oggi, ha detto che sì a Napoli sarebbe il colpo del secolo. Ciao per. Tra l'altro volevo fare un video su che sì, ma poi mi è passato pure la voglia. Quindi la situazione
non è mai stata chiara, mai lo sarà, perché anche se c'è un'indagine della Procura di Milano e non ne vengono a capo, perché non se ne verrà mai a capo, resta il sospetto, no? Che non tutto sia stato fatto alla luce del sole, mettiamola così. In ogni caso, scordiamo il suo passato, andiamo avanti, speriamo che entro la primavera si possano avere delle buone notizie, confido molto in tutto questo, vediamo lo stadio come va avanti, nel frattempo pensiamo al Napoli, però di certo non è stata una pagina bella nella storia del Milan, non è stata una pagina bella nemmeno nella storia del calcio italiano, il quale però sappiamo che da un punto di vista dell'amministrazione e della gestione non è che abbia proprio dei paletti rigidissimi di controllo sulle squadre, perché negli ultimi 20 anni ne sono andate a gamballare una valanga, è successo Calciopoli, cioè tutto un casino, per cui alla fine sì, non è che uno dice però allora la federazione doveva indagare su cosa esattamente, cioè ne abbiamo viste talmente tante che ciao cuore. Va bene ragazzi, questo è quanto, ovviamente come detto non è che uno si può esporre più di tanto così pubblicamente, perché chiaramente sai, dopo non si sa mai, però spero di avervi chiarito un po' qual è il mio punto di vista. Nel frattempo voi dovete mettere un like se il video vi è piaciuto, naturalmente iscrivetevi al canale, in descrizione qua sotto anche il link al canale Telegram e anche agli altri social dove sono presente. Alla prossima!